Dunque, la Regione ha varato la prima legge contro le ludopatie per prevenire i danni del gioco d'azzardo. D'ora in poi le sale nella nostra Regione, ce ne sono 6.000 per 30.000 apparecchi, dovranno rispettare una distanza di sicurezza da scuole, ospedali e luoghi di culto. I particolari da Noemi Romeo. Sono diverse migliaia i piemontesi che soffrono di dipendenza dal gioco d'azzardo. Si stima 1.300 quelli in trattamento presso i centri che curano questa forma di patologia. Ogni anno soltanto in Piemonte vengono spese alle slot machine 5 milioni di euro. C'è chi gioca allo stipendio, chi ricorre a prestiti anche d'usura, nell'illusione di vincere somme milionarie. La realtà è diversa e nasconde storie di solitudine e disperazione. Per contribuire a fermare quella che è diventata una piaga sociale, il Piemonte ha varato la prima legge contro la ludopatia. Obiettivo: prevenire i danni sulle fasce più deboli, anziani e giovani. Per questo è stato stabilito che le sale gioco dovranno trovarsi a una distanza di sicurezza da scuole, chiese, impianti sportivi, ospedali, banche, compraoro, stazioni ferroviarie e centri sanitari. Dovrà essere non inferiore ai 300 metri nei comuni fino a 5.000 abitanti e non inferiore ai 500 metri nei comuni oltre 5.000 abitanti. Spetterà poi alle singole amministrazioni pubbliche, nei luoghi dove ci sono slot machine, disporre limitazioni temporali al gioco d'azzardo e sarà proibito fare pubblicità alle sale scommesse e all'apertura di nuove attività in modo tassativo sui mezzi di trasporto pubblico. La legge in ultimo prevede che entro 3 mesi, quindi per agosto, il Consiglio regionale si doti, su proposta della Giunta, di un piano triennale. Esso dovrà contenere tutte le azioni da perseguire per rendere pubblici i rischi che derivano dal gioco d'azzardo compulsivo, famiglie e scuole, gli interlocutori privilegiati.